Giacomo, oggi sei venuto da Roma fino a Padova, in realtà nemmeno Padova, ma un piccolo paese che si chiama Vigo d'Arzere, appunto in provincia di Padova, per incontrare degli studenti anche piuttosto piccoli. Ne valsa la pena? Direi di sì, direi che è stata una bella esperienza, è una delle prime occasioni che ho per confrontarmi con il pubblico. Era un pubblico giovane, un pubblico che non ha letto la mia opera, quindi presentavo un'idea, cioè l'idea del fumetto su Falcone prima ancora che il mio lavoro. E quindi il lavoro interessante è stato questo, vedere come veniva recepita l'idea di un fumetto su Giovanni Falcone da dei ragazzi che leggono i manga, che leggono, come ho detto, Capitan America, Tex. E quindi siamo partiti da un ragionamento su cosa significava, cosa può significare fare un fumetto di impegno civile, ragionando sulla parola fumetto e ragionando sulla memoria, sul senso della testimonianza. E la cosa che è stata, beh, addirittura sono rimasti, hanno rubato 10 minuti alla ricreazione per farmi domande, quindi devo dire che è stato accolto bene la presentazione. E la soddisfazione, cioè il senso di questa cosa lo trovo proprio nelle loro domande, nel fatto che mi hanno chiesto il perché ho fatto questo lavoro. Qualcuno mi ha chiesto se avevo paura di fare la fine di Saviano, e, preoccupato. Gli ho detto a mia mamma sì, ma io insomma questa paura non ce l'avevo. E poi soprattutto è stata l'occasione per dire a questi ragazzi una cosa importante, che per me è stata una lezione del lavoro che ho fatto su Falcone, e è stata una riflessione che Falcone faceva sul suo lavoro, cioè quando gli chiedevano che cosa significa, perché ha fatto quella scelta che gli è costato così tanto in termini umani, lui rispondeva: non si chiede all'alpinista perché scala la montagna, l'alpinista lo fa e basta. E studiando la biografia di Falcone, la cosa che in qualche modo mi ha sorpreso è stata che la sua non è stata una vocazione alla magistratura, alla legge. Lui addirittura aveva fatto l'accademia navale, voleva fare carriera militare, poi si è ritrovato che quella strada lì non gli piaceva, il padre lo aveva iscritto a legge, e si è trovato iscritto a legge. In quel percorso è andato a Trapani a fare il magistrato, ha fatto le prime indagini antimafia, da lì si è interessato a questa cosa, però non era la sua vocazione, era il suo lavoro semplicemente, e il suo lavoro l'ha fatto al meglio delle possibilità, fino ad arrivare al sacrificio estremo della vita, cosa che lui non voleva, non voleva diventare un eroe, però l'ha fatto costi quel che costi. E quindi l'insegnamento che oggi, l'insegnamento che ho ricevuto io e che oggi ho cercato di trasmettere a questi ragazzi è stato che qualsiasi cosa scelgano di fare nella vita, poi quello che conta è il modo in cui la faranno, che sia da fare il meccanico, a fare lo scrittore, a fare il magistrato. La cosa più importante dello stare in società è fare quella cosa al meglio delle proprie possibilità. In questo senso sono sentito di fare una cosa importante e bella oggi. Grazie Giacomo, speriamo di vederci presto, magari da qualche altra parte. Grazie a voi.